lezioni di Papa Francesco è stata Sì, orchestrata sì, sì. di quel gruppo di Ne sono Sant'Anna? assolutamente sicuro. Ma francamente sicuro, come si può essere sicuro, ascoltando tante testimonianze, no? È una certezza storica, le certezze storiche sono sempre basate su testimonianze e sono fallibili. Però per me è molto probabile che sia così. E la tesi diversa, nessuno ha mai esposto una tesi diversa. Quello che viene detto a volte invece è una cosa assurda, dice no, il Papa Francesco è Papa perché l'ha voluto lo Spirito Santo, questa è una sciocchezza. Lo Spirito Santo ispira tutti perché facciano il bene, ma non tutti fanno il bene che lo Spirito Santo ispira loro. C'è chi fa una cosa buona e c'è chi fa una cosa cattiva. Se io penso al Cardinale Casper, che già prima era eretico e che voleva distruggere la Santa Messa, e il matrimonio e la comunione e il diritto canonico. Questo già, io ho tutti i libri di Casper di 20 anni fa, no? Di 30 anni fa, e che adesso il Papa gli fa, dice che è il suo teologo per eccellenza e gli fa organizzare il sinodo sulla famiglia. Insomma. Effettivamente, se pensa a questo, dico, ma questa è tutta una cosa orchestrata, no? Perché poi va a finire in tutte le cose. Il riconoscimento di Lutero, preparare una messa in cui la consacrazione non sia più consacrazione, che sia eliminato il termine sacrificio e che piaccia ai luterani, che piaccia ai luterani. Lo stesso che è successo con Paolo VI, che nella commissione presieduta da Annibale Bugnini, che doveva preparare il nuovo sordo Misse, in quella commissione c'erano dei luterani che dovevano dire che cosa a loro piaceva e non piaceva della messa cattolica, una cosa assurda, no? E allora si vede che è tutto un piano ben orchestrato, che è un piano che non viene da adesso, no? Viene dai primi anni 60, per cui sono 50 anni pieni di un'attività dei teologi malvagi, eretici, per conquistare il potere. E adesso l'hanno conquistato. E per questo dico, l'eresia al potere. Però non sono i papi eretici, non ho mai detto di nessuno. Sono papi che hanno subito questa influenza, non l'hanno contrastata e soprattutto hanno dato retta a questa cosa pazzesca di Giovanni XXIII, di dire riaffermiamo la dottrina di sempre, ma senza condannare nessuno. Ma non è impossibile, la condanna fa parte della spiegazione del dogma. È l'altra faccia della stessa medaglia. E se poi uno vuole applicare il dogma ai tempi moderni, nei tempi moderni ci sono delle eresie, bisogna per forza condannarle. E condannare niente significa approvare tutto, e approvare tutto significa che non c'è più la fede cattolica. E questo.